il rally del Safari e adesso parliamo, proprio analizziamo la diversità dei campionati con Alex Fiorio, che ha disputato appunto mondiale, italiano assoluto e anche 2 litri, tra l'altro si è già corsa la prima gara del Gargano. E allora Alex, innanzitutto ritmi diversi, però io credo sensazioni anche diverse. Ma sicuramente sono dei ritmi diversi, in quanto adesso queste gare sono diventate molto più sprint, bisogna dire che... Queste gare parli del mondiale? Sia del mondiale che anche le gare del 2 litri. Purtroppo io ormai nel mondiale manco da 3 anni e negli ultimi 3 anni si sono accorciati molto i giorni delle gare e sono diventate troppo veloci, per me erano più belle prima. E allora parliamo invece del campionato italiano assoluto, tu per esempio hai disputato il rally di Sanremo che fa parte oltre che del mondiale dell'italiano e il campionato 2 litri. Allora vogliamo fare un raffronto, d'accordo, le macchine quindi possono determinare una diversità di tipo di gara? Ma direi che le gare sono comunque, ogni gara c'ha qualcosa di bello. Qual è allora la differenza? Forse il percorso? Ma neanche il percorso, ma a parte che l'assoluto ha qualche gara sulla terra, però forse direi che adesso il 2 litri è un po' più bello perché ci sono più macchine che possono vincere, mentre nell'assoluto ce n'è sempre solo 2 o 3. E a livello di piloti, cioè io vorrei sapere che cosa può determinare la scelta di partecipare a un campionato italiano assoluto piuttosto che a un 2 litri, rimanendo nell'ambito italiano? Ma sicuramente se lo chiedi a me ti direi perché è più bello il 2 litri, se lo chiedi a Ghini ti dirà perché è più bello l'assoluto. È vero, bella risposta. Grazie Alex Fiorio e adesso allora andiamo a vedere quello che è successo al Rally del Ciocco.